solo questo, è un tecnicismo, io non so se altri riescono a capire il messaggio, a me spiace, però io faccio una professione e probabilmente sono facilitato nel compito, altri non lo fanno, ma questo nella vita credo che sia un fatto normale, ognuno di noi con le sue specialità. Io per quanto riguarda la mia attività professionale vi posso dire con estrema certezza che quel procedimento non è legittimo, e non lo dico io, lo dice la sentenza del giudice di pace di Terracina, il quale fra l'altro lancia un messaggio completamente diverso, e io dico attenzione, e pensavo che il mio messaggio volesse essere semplicemente un campanello di allarme che ognuno di noi deve cogliere, perché il giudice di pace di Terracina ha fatto un'altra cosa, 331 del codice di procedura penale. Ecco, io non vorrei che ci trovassimo in una condizione del genere. E allora mi rammarico a volte quando faccio questo tipo di intervento come se io volesse passare per il giustiziere del momento, assolutamente, altrimenti mi devo esimere, io mi siedo in un angolino e non parlo più, però credetemi, non è legittimo quel procedimento, andrebbero attivate altre forme, ma comunque finisco il mio intervento e dopo non parlo più. Chi l'ha formato i ruoli in questo comune? Il comune. Cioè i ruoli, IMPA ha detto al comune di formare i ruoli sono stati passati a Serie, chi li ha passati a Serie? No, i ruoli erano formati, sono stati trasferiti all'IMPA, non i ruoli, Presidente. Come faceva il ruolo? Un nuovo accertato. Perché se questa IMPA è stata chiamata per accertare. Ci sono stati dati gli elenchi e chi ha formato formalmente il ruolo, non si forma perché si alza l'Istituto Nazionale a Fissione Pubblica, perché questo fa l'IMPA nella vita, anche se poi si è scritta l'albo dei. Tra l'altro sapete cosa succede in Italia, Contributi Italia, no? Un'altra società di delinquenti. San Giorgio e lo si è IMPA, San Giorgio. Ecco, perfetto, ci siete perfettamente dentro in questa vicenda, la prossima volta meglio che non utilizzate. Allora, io dico, dal momento in cui io ero evasore, mi è stato fatto accertato da IMPA che ero evasore, ci l'ha formato il ruolo da passare a sé. Il comune ha l'IMPA. Bravo. Allora, presumiamo l'IMPA. Il problema è questo. A questi signori, se non volete che noi agiamo sulla base di altro livello, che si ritiri questa cosa. Si faccia un concordato fra contribuenti e cittadini, perché la gente deve pagare, ma senza interessi di more altro. E noi siamo pronti ad aprire tutti i ragionamenti. Sì. È l'incarico che ho dato al ragioniere. Sì, a sindaco. D'accordo. No, d'accordo cosa, se non sa quello che sono. Che lei ha dato l'incarico al suo. Mi dica, è l'incarico che ho dato al ragioniere di valutare, perché ripeto, non lo posso valutare io, tutte le condizioni per fare un contenzioso all'IMPA, se ci sono. Io non sto dicendo questo, perché a me del suo contenzioso con l'IMPA non me ne può fregare di meno. Cosa? A me mi importa che i contribuenti di lingua glossa paghino sulla base di un concordato attraverso un istituto concordatario che lo chiameremo forse non condono, ma un'altra fra cittadino e comune, in cui voi recuperate interessi legali e sorte capitale, che lei faccia il concordato, che lei faccia l'azione legale all'IMPA, non me ne può fregare di meno, perché il signore che ho davanti continuerà a pagare una botta di soldi che sono dati da interessi di mora legati al regolamento dell'acquedotto, dagli aggi che si piglia la Serit e dal fatto che, aggiungo sindaco, che la prego da domani mattina di fare urgentemente un telegramma a Serit in cui le diffidi su queste somme, non iscrivere misure cautelari, perché la legge vieta di iscrivere misure cautelari, ovvero ipoteche, ovvero fermi amministrativi, ovvero pignoramento di quinto di stipendi, ovvero pignoramento presso terzi, su importi che non abbiano natura erariale a favore dello Stato. Lo faccia sindaco, per evitare che poi noi, che vogliamo le regole. Non ha ascoltato bene quello che ho detto io. L'ho detto che l'incontro che ha fatto il ragioniere, accompagnato dall'assessore Pavone a Palermo, era anche quello per capire la situazione e eventualmente iniziare una forma di condono, che non chiamiamo condono, chiamiamo moratorio, chiamiamo come vogliamo, e questo era il compito. Le ripeto,
io non so il lavoro fatto dall'assessore in quel campo, ma siccome il ragioniere, e questo va anche a discolpa di tutti, noi abbiamo avuto delle situazioni particolari, quali per esempio un conto consuntivo del 2008 che ancora doveva essere presentato, certamente la ragioneria, che ha già una sua situazione di precarietà, ha avuto parecchi problemi. Dunque si è trovato di fronte a dover fare, eravamo già commissariati per un conto consuntivo non ancora realizzato, probabilmente in questo ha perso un po' di tempo. Ma ripeto ancora, l'indicazione da parte dell'amministrazione c'è stata e c'è. Dunque gli uffici devono mettersi a lavorare. Sindaco, non voglio fare la guerra alla sua amministrazione, no, sto dicendo che mettiamo a disposizione, voglio dire, anche un nostro contributo, perché si arrivi a non fare pagare ciò che non deve essere pagato, che la serie non continua a fare misure cautelari. Noi i contributi li accettiamo sempre. Perché possiamo fare un tavolo, assolutamente, voglio dire, in termini di volontariato, perché possiamo prevedere come fare un concordato a disposizione. A Serit che manda i soldi da pagare e ruoli non ne sono stati passati, non perché me l'ha detto il signore, perché era ovvio, cioè mi ha dato una conferma di ciò che sapevo, e per cui illegittimamente sta caricando, non parlo sui vecchi, io parlo dei nuovi accertati, perché sono due posizioni diverse evidentemente. Perché andare a fare contenzioso che rischia di ritardare che il comune incassi il giusto, e perché colpire i cittadini di lingua glossa che devono pagare il 30-40% in più? Lei che è il sindaco di questa città ha interesse a tutelare le casse dello Stato e che i cittadini non paghino molto. Sediamoci immediatamente, da domani mattina lo faranno, voglio dire, per la mia organizzazione, i tecnici sul luogo, lo faranno i suoi uomini, abbiamo risolto un problema reciproco. E non abbiamo fatto, voglio dire, arricchire né l'Imba che non ha aperto l'ufficio e non ha fatto lavorare due giovani di lingua glossa, né la Serit che già di soldi se ne incassa al danno dei contribuenti quanto più ne vuole. E questo è lo spirito dell'iniziativa. Datelo, cioè sì, concordatelo anche con l'avvocato Biagio, con i miei di lingua glossa, perché credo che questa sia la soluzione migliore, perché noi non vogliamo il conflitto, noi vogliamo la risoluzione, perché il signore che ho di fronte, quel signore che ha di fronte non deve pagare il giusto, non più. Presidente, solo per chiudere l'intervento. Basta. Io prescindo, no, non volevo entrare in polemica, sono stato trascinato con i capelli, non ha importanza, i cittadini poi sanno quali sono le vicende. Io sono responsabile e quindi capisco che c'è in atto oggi 24 aprile del 2010 un problema. Ci sono soggetti che hanno la competenza e la legittimazione per attivare la soluzione. Può darsi che io nel tempo non sia stato capace. Chi c'è ora si attivi perché risolva il problema. Voglio dire, Presidente, un'altra cosa. Mi pare che da quest'anno è entrato in vigore anche l'istituto della classe action. Allora io non sono uno che vuole seminare una sorta di terrorismo psicologico, però credo che la quantità di strumenti che il cittadino ha per legge a disposizione oggi consentono e anzi obbligano per certi aspetti la pubblica amministrazione ad attivare una procedura e un riconoscimento di diritti diverso al cittadino. Per quanto mi riguarda, e chiudo gli argomenti, se questo non avviene, io attraverso la Feder contribuente farò sì che il cittadino di lingua glossa in genere possa praticamente lanciare un campanello d'allarme per dire attenzione, non c'è rispetto per quello che sono i nostri diritti, chiediamo che un'associazione con principi nobili come la Federcontribuenti possa intervenire a tutela di questo. Se poi la pubblica amministrazione si attiva, ben venga, allora vuol dire che il nostro messaggio ha, diciamo,